responsabilità della cattiva amministrazione sono ovviamente di chi assume il compito di amministrare, ma chi è eletto è convinto forse anche di quello che dice, ma è eletto inetto, ha poche idee, quindi è la classe politica del nostro tempo che manifesta un difetto, ma non è che si candidasse De Simone risolverebbe il problema. No. Per cui diciamo che grandi uomini, uomini pieni di buona volontà, persone capaci di fare, ce ne sono comunque pochi. Ecco. E quelli che fanno politica sono generalmente i peggiori. Però della loro, perché in fondo fanno politica per trovare un posto di lavoro. Ecco. Quindi senta, figure modeste. Veniamo un po' sul suo campo adesso. Franceschini come lo vede come ministro? Come sta agendo? Come, se deve dare un giudizio da 1 a 10, via. 8, è bravo. Ah. Bravo perché ha una, tanto uno scrittore che si è coltivato con l'altura e poi ha sempre avuto una passione per l'arte che non si era espressa politicamente, però ha raggiunto un rango politico molto elevato e quindi questo governo è l'unico che unisce uno slancio e magari anche una passione che è ovvio ed è facile avere per il patrimonio artistico con una esperienza politica che l'ha portato a essere perfino segretario del PD, cioè l'unico che ha un pedigree, mentre i ministri sono dei turisti che non hanno mai fatto né i consiglieri comunali, negli assessori, lui ha fatto di tutto in politica e quindi ha un'esperienza che gli è utile per sostenere i propri sogni. Quindi direi che del governo renziano è la figura più a tutto tondo, quella che ha più, non so, non conosco bene Padoan, ma anche Padoan era digiuno di politica, mentre Franceschini tanta ne ha fatta, io l'ho visto in Parlamento. La Boschi prima che faceva, non ha mai fatto politica, cioè sì. La Boschi. La Boschi niente, ha fatto la ragazza di bottega di un avvocato, era un apprendista avvocato. Che è inverosimile. Ha fatto un casting, come è entrato? Lo voglio fare pure io. Le donne del governo Renzi sono entrate per volontà di Renzi, quindi non sono entrate in quanto donne che hanno acquistato il loro spazio come è toccato alla Bonino o soprattutto alla Rosina.